Oggi è una giornata particolare a Roma, ovviamente la manifestazione più importante è la nostra, ma ce ne sono altre. È importante esserci, ci siamo alla manifestazione per la libertà di scelta a Roma, a San Giovanni. Sono venuto qua, credo, con grande rispetto, perché si chiede di non politicizzare la cosa. Come sapete, io non divido la mia vita politica dalle mie convinzioni, dunque sono qua con tutto me stesso. Questo pezzo è il Davide politico, questo pezzo è il Davide padre genitore, questo pezzo naturalmente è il mio corpo che non accetto sia penetrato da uno Stato che mi impone una farmacologia e una verità di Stato. Per questo siamo qui, perché con Marco Pannella ricordiamo e diciamo che laddove lo Stato arriva a penetrare il corpo, arriva a prendersi questo diritto, oltrepassa il limite tollerabile, in quanto un domani, per dirla con Pannella che citava Silone, ci si può attendere con anche le tecnologie attuali l'installazione del vaccino contro il dissenso. Ma c'è già il vaccino contro il dissenso, grazie Marco per avercelo detto nel 95 con i radicali, ed è da allora che con i radicali e con Marco Pannella siamo in questa piazza sempre. Noi eravamo già qua prima che arrivasse tutta la piazza, perché con 4 vaccini obbligatori dicevamo no, lo Stato non può oltrepassare quel limite. Dicevamo la libertà di cura, dicevamo la libertà di vivere, perfino di morire, come si sceglie. Con i nostri 4 vaccini obbligatori, 6 se togliamo quelli che lo sono per alcune categorie particolari di lavoratori, in Italia ci troviamo ad essere il paese che attualmente ha il maggior numero di, obbligatorietà di obblighi vaccinali, con i 6-4 rispetto a tutti gli altri stati europei. Di per sé uno può anche avere ragione, non vuol dire che... Io però su questo vorrei riflettere. In più, come si tutela l'obbligo? Io non credo, anzi credo di sapere che in nessun altro luogo d'Europa la obbligatorietà, per esempio, si traduce nel fatto che non si ha accesso alla scuola pubblica se non si esibisce. Allora subito si dice, in altri paesi c'è però la possibilità di obiezione di coscienza ed è riconosciuto in un modo esercitabile ed esercitato quel diritto individuale alle proprie scelte terapeutiche. Dunque anche oggi siamo qua, e anche per proporre l'alternativa politica immediata a questa legge violenta. L'alternativa politica immediata per superare questa guerra di religione che è stata scatenata dal Ministero, con rispetto parlando, della sanità. L'alternativa politica che proponiamo è che, come previsto dalle risoluzioni del Parlamento europeo, come previsto dalle direttive del Consiglio d'Europa, vieni, ci sono compagni da tutta Italia, come previsto dalle direttive del Consiglio d'Europa, sia finanziato l'homeschooling, la scuola a casa che migliaia di persone già praticano. Credo che anche tu conosca alcuni che praticano l'homeschooling, giusto? Che cos'è l'homeschooling? Raccontacelo anche tu, perché tanti veramente dicono ah no, ma che questa è una stranezza di tutino. No! No, è una cosa che esiste da anni, che esiste nel Nord Europa, penso anche nel Nord America, e in Italia è molto poco diffusa, ma è una realtà assolutamente viva, in crescita, e sicuramente ci dà la possibilità di trovare vie alternative a quella che è l'istruzione di Stato, e ci offre comunque delle possibilità di fare delle scelte indipendenti, di costruzione di realtà anche solidali tra genitori, tra famiglie, quindi è una realtà assolutamente da tenere presente. Si spera un movimento in crescita. E dunque consente anche alla scuola pubblica di confrontarsi con realtà pedagogiche alternative. Ad esempio io parlo in particolare delle scuole steineriane. Noi siamo le cosiddette scuole Waldorf, siamo in regime di educazione parentale e sono delle scuole diffuse in tutto il mondo
in oltre credo 45 paesi nel mondo, ed è una pedagogia antica ma attualissima che dà la possibilità di appunto anche di nutrire le scuole. Nel nord Europa le scuole statali accolgono anche quelli che sono gli input dalle scuole Waldorf, e quindi è un arricchimento anche per il sistema statale. In Italia ci sono diverse scuole, siamo tante ormai su tutto il territorio nazionale. Oh, ecco, quello che possiamo pensare, quanta ricchezza potrebbe arrivare alla scuola pubblica dal confronto con i diversi tipi di scuole. Allora, come previsto dall'Unione Europea, ed è per questo che mi candido con più Europa, più finanziamenti per tutti i tipi di istruzione, più libertà, con Marco Pannella, con Emma Bonino, per l'homeschooling e per l'abrogazione dell'obbligo vaccinale. Io per esempio non vorrei, perché c'è una logica in questo, che mi si imponesse di portare la canottiera, perché se io non porto la canottiera, il figlio ha la pleurita, non so che cosa, il raffreddore, naturalmente ho diritto, non so, a andare in ospedale, non so che, e a questo punto c'è un costo sociale dovuto al fatto che io non metto la canottiera. Il problema è questo, è che questo presume poi di essere certo che esiste un'autorità che a un certo punto proprio non stabilisca di mettere il vaccino contro il dissenso. La Lombardia c'è, perché degli attivisti che hanno lavorato con tenacia hanno fin da subito aperto un dialogo con le istituzioni per discutere delle norme vaccinali, che mano a mano si sono palesate prima a capo dei comuni, poi delle regioni, fino ad arrivare alla legge 119. La Lombardia c'è, perché delle persone che si sono impegnate e si impegnano per fornire informazioni più corrette possibili ai genitori hanno fatto in modo che mamma e papà si potessero aggregare e diventare un punto di forza nel loro territorio. E venendo dal nord, fra la neve e tutto, ma ero assolutamente determinato ad esserci, perché è un onore incontrare tutti voi.